Incremento delle abilità sensoriali e psicomotorie in bambini di prima e seconda infanzia con disturbi dello spettro autistico. E questo è l'ultimo impegno, in ordine di tempo, della cooperativa sociale Giovamente. Il sodalizio ha portato a termine una importante ricerca, con l'obiettivo di predisporre un training educativo e riabilitativo di tipo sensoriale e motorio per bambini dai 18 mesi ai 10 anni. Sì, allora, sono una 6 mesi che è partita questa nuova, un nuovo approccio per dare una risposta più concreta ai genitori che hanno appena appreso la diagnosi del proprio bambino. Infatti la ricerca parte dai 18 mesi fino all'età di 10 anni. Abbiamo creato questa stanza sensomotoria, dove è una stanza di rieducazione sia a livello motorio che a livello sensoriale. Non parliamo di stanza sensoriale, ma perché come sappiamo questi bambini hanno delle difficoltà di tipo sensoriale, tattile, udito, fatte e quant'altro, ma di segnali piano piano di introdurli all'interno di questa stanza. All'interno della stanza è installata una vasca preriscaldata a una temperatura abbastanza calda, dove permette proprio al bambino di rilassarsi, di rispondere meglio agli stimoli. Abbiamo notato in questo semestre che il bambino veramente risponde meglio anche attraverso il gioco ed è una risposta più immediata. C'è un abbassamento delle stereotimie o dell'iperattività. E quindi noi siamo contenti questo sodalizio con l'università e con il monitoraggio dell'ASL di Salerno, e così per dare una risposta più concreta. Lo studio condotto dalla pedagogista Rosa Mandia e tre collaboratori di Giovamente, con la partecipazione dell'Università di Salerno, Dipartimento di Medicina, grazie alla collaborazione della professoressa Giulia Savarese. Sicuramente noi ci occupiamo ovviamente di sviluppo, e nello sviluppo rientrano le diverse età della vita e anche le caratteristiche di tipicità o di atipicità, come nel caso della sindrome autistica. Quindi l'idea è di partire un po' anche dalla ricerca e dalla letteratura attuale rispetto proprio alle difficoltà sensoriali e motorie che generalmente i bambini con autismo hanno, e di andare a creare un intervento precocissimo che possa compensare per quanto possibile queste difficoltà. Noi come università ovviamente abbiamo collaborato alla stesura del protocollo sia di ricerca, perché raccoglieremo dei dati con una serie di test strutturati, sia anche rispetto proprio all'organizzazione delle attività e nel training che avverrà di tipo sensoriale e motorio. Questa è l'immagine che si ha dell'autismo, è quello insomma di geni con capacità incredibili, invece purtroppo la realtà è ben altro, insomma, la vivono soprattutto i genitori, una patologia davvero difficile. Certo, è difficile, seppure noi oggi parliamo di autismo in realtà, perché ci sono talmente tante tipologie, sono legate non solo ai funzionamenti, anche intellettivi, ma anche proprio alle comorbidità che ci possono essere. Quindi anche a parità di diagnosi, generalmente non c'è un bambino uguale a un altro. La cosa fondamentale è la diagnosi precoce, ma si sa che riuscire a diagnosticare precocemente vuol dire iniziare da subito a fare degli interventi compensativi mirati, e questo sicuramente aiuta il bambino, ma aiuta soprattutto la famiglia. Questo mi è come un lutto ovviamente quando apprendo poi della diagnosi di un bambino che magari avevo immaginato un bambino sanissimo, in realtà poi non lo è.